Ben ritrovati ancora una volta a Si può dare di più, come al solito al martedì sera intorno alle 21:10, 21:15, poi replica alle 23:30 e poi al mercoledì su Rete 2, ovvero canale su telecomando 85, alle 20:50 la replica del giorno dopo. Questa sera siamo lasciati a Rappallo col progetto del Buon Samaritano martedì scorso. Questa sera ritorniamo dall'altra parte del Tigulio, andiamo a Lavagna per un'associazione, un modo di fare volontariato molto, molto bello e anche divertente, istruttivo direi. E parliamo, siamo in casa insieme al Corpo Bandistico Città di Lavagna, insieme al direttore e al presidente che vi vado subito a presentare. Allora, direi Presidente Flavio Landò, ciao Flavio. Ciao, buonasera a tutti. Insomma, tanti anni che ti vediamo impegnato con la banda Città di Lavagna, Flavio. Cosa vuol dire? Che è l'ora di andare in Ah, pensione? invece da sottolineare il tuo impegno, eh? Guarda, io sono entrato nell'associazione nel 1978. Perciò una vita, Quindi eh? quasi una vita, sì. Tanto presidente lo diremo, ci racconteremo un po' questa sera la storia e un po' tutti questi anni e soprattutto anche insomma, il mondo attuale che non è sicuramente facile. Ma ti vediamo un presidente con lo strumento in mano, no? Che suoni tu. Certo, assolutamente sì. Io suono da sempre. Da sempre. E insieme a te, Flavio, c'è il direttore, anche lui lo vediamo da tantissimo tempo, Aldo Mistrangelo. Ciao Aldo. Ciao Roberto, buonasera a tutti. Eh sì, è un po' di anni che siamo a cavallo qui, eh? E tu Io dal 74. dal 74 eri un bambino, via. Quando hai iniziato la musica? A A 12 anni. 12 anni. E mai Sì. hai iniziato per un motivo particolare, perché ti piacevo, qualcuno in casa? No, allora, se devo essere sincero, io ho iniziato perché a me piacevano tantissimo le trasmissioni del sabato sera dell'epoca. Quindi vedevi Raffaella Carrà, vedevi le orchestre, a me piacevano tantissimo, e da lì mi è preso questa mania proprio di suonare la tromba principalmente. E quindi ho iniziato così, con Ah, che questa. bello. Sì. Bene, allora tanto grazie sia ad Aldo che a Flavio. Faremo un po' di storia prima perché è un corpo bandistico che tantissimi anni nasce. Quando nasce Aldo? Allora, nasce il 1° giugno del 1853. Pensa un po'. Dunque, 168 68 anni. anni. Sì, sì, sì. Veramente, insomma, non possiamo nemmeno dire una vita perché sono due o tre. Sì, è Assolutamente, vero. assolutamente. Sono più vinte, sì. E Allora, siamo ancora qui, eh? ripercorriamo, voi che cosa sapete di quegli anni, insomma, la storia? Tra l'altro avete un bel sito che vi sto facendo vedere alle mie spalle, perciò uno anche può curiosare, ci sono delle belle foto sopra. Riportate anche nei giorni nostri un po' di storia, Beh, vero? Roberto, diciamo che gli albori non li conosciamo, cioè Assolutamente. ci sono arrivate notizie, c'è qualche scritto, cioè, principalmente c'è lo scritto della fondazione che è stata richiesta al sindaco di allora, San Michele, di una formazione di un gruppo di tamburi per la gendarmeria francese, visto che in quegli anni lì eravamo sotto occupazione francese. E lui ha pensato di istituire questo gruppo, non era proprio una banda, in teoria doveva appunto mettere insieme dei tamburini, ha messo insieme un gruppo guidato da una persona che ha dato, diciamo, le prime direttive per fare musica insieme. Questo è, diciamo, quello che a noi è arrivato. Poi a seguire abbiamo proprio poco e niente, pochissimo abbiamo, Ecco, proprio mi quello. verrebbe da pensare, Aldo, tu lo dici, ho letto qualcosa dei vostri anche interventi, che però la musica non cambia mai, no? Beh, certo, la musica non cambia.
Siamo cambiati un po' noi in questo periodo qui, ultimo, in questo anno, anno e mezzo ormai, siamo cambiati un po' noi e diciamo che purtroppo questa pandemia ci ha messo un po' a noi, diciamo noi come gruppo ci ha messo un po' in crisi, poi Flavio ne parlerà ancora più apertamente anche. E quindi diciamo che forse siamo tornati un po' agli albori, no? Quando non c'era niente e fare musica poteva essere una cosa in più, però diciamo che purtroppo in questo periodo siamo stati un po' penalizzati, dai. Diciamo ecco, sì. Poi magari andiamo proprio ai giorni d'oggi, soprattutto in questo anno, e in questo anno molto difficile, e tra l'altro vi dico subito che in regia curerà la trasmissione Gregory Machiavello, che tra l'altro è un vostro musicista, perciò speriamo che faccia un bel lavoro, e ogni tanto ci interromperemo perché appunto dalla regia manderanno un filmato o qualcosa di voi. E ancora Flavio, invece, tu vedo nella vostra storia che la Basilica di Santo Stefano è proprio stata sempre al centro, anche tutta la scalinata, insomma è un po' veramente il centro di Lavagna per tantissime cose, ma anche per la banda, no? Ma guarda, noi in tutti questi anni siamo sempre stati come sede vicino alla banda. Adesso sono tantissimi anni che siamo proprio vicinissimi, a ridosso del porticato a Brugnardello, ma anche negli anni precedenti ci siamo sempre stati vicini alla Basilica. Eh sì, è sempre, sempre presente, sia per quanto riguarda gli anni trascorsi, sia per l'organizzazione delle manifestazioni, dei concerti, degli eventi. È una situazione logistica ideale per noi. Volevo tornare un attimino alla storia, come hai detto tu inizialmente. Sono 168 anni, un po' tutte le bande in Italia sono nate in questi anni, no? Però la nostra associazione è tra le poche, credo, che non, tra le poche, che non si è mai sciolta. Nonostante tutte le vicissitudini passate nel corso degli anni, non si è mai sciolta, anche durante le guerre. Appena finita la guerra, i musicanti si sono riuniti appena possibile. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, appena finita la guerra, hanno suonato per le vie di Lavagna. E dunque questa è una notizia non da poco, no? Sai che le associazioni vivono anche di queste cose, è un vanto per noi, no? Un'associazione così antica che non si è mai sciolta, per noi è una cosa, è un vanto, come ti dicevo. Ecco, ecco, andando un po', no, chiaramente la scaletta la facciamo in diretta, no? Abbiamo questa foto che appunto ci riporta sempre la Basilica, dei vostri festeggiamenti per il 160° anno. Sì, in questa occasione avevamo fatto un raduno invitando tutte le bande amiche, tutte le bande del Tiguglio e una banda trentina, mi pare. Aldo, giusto? Trentina era? Sì, sì. Mezzo Lombardo. Mezzo Lombardo. E a fine raduno ci siamo messi tutti sulla scalinata per questa foto d'assieme. Ecco, avevate fatto anche un concerto, vediamo se allora facciamo così. Vediamo il primo pezzo anche per introdurci un po' con un corpo bandistico, Città di Lavagna, ci ascoltiamo anche un pochino di musica questa sera. Ecco, vediamo Gregory allora cosa ci propone, probabilmente qualcosa di quel giorno lì del 160° anno. Se ti fossi organizzato un poco di più, avresti scelto un altro luogo, un tempo qua giù. Oggi avresti avuto un'intera nazione, al tempo non avevi neanche la televisione. Spiegamelo tu, spiegamelo tu.
capisco perché tu sia finito così. Ho preso il gran successo che poi ti seguì. Bene, riprendiamo tra di noi, faremo così, ogni tanto qualche brano. Mi incuriosiva ancora un pochino Aldo della sua storia, perché insomma tu vedevi i concerti di sabato sera, le trasmissioni televisive, e ti immaginavi direttore un domani di un gruppo musicale? No, direttore no. Mi piaceva quel periodo lì, e quindi ho iniziato appunto a venire nel 1974, appunto venne istituita la scuola di musica. Era un periodo dove la banda di Lavagna era un po', diciamo, non navigava in buone acque, no? Cioè, ormai gli anziani stavano scomparendo, non c'era più nessuno, allora avevano rimesso insieme la scuola di musica, aveva rimesso in piedi. Adesso non mi ricordo esattamente la data, ma credo che fosse l'11 marzo, pensa un po', mi sembra di ricordare un 11 marzo. E cosa hai fatto quel giorno lì? Quel giorno lì mi sono ritrovato, allora la sede era sotto alla biblioteca, dove all'epoca c'era anche la scuola media, no? In piazza Ravenna, a Lavagna. Mm-hmm. E mi ricordo che quel giorno lì sono stato, a ricordo, il primo a trovarmi davanti a questa porta dove appunto c'era scritto la sede della banda, e sono stato il primo, esatto, proprio il primo ad aprire, diciamo, la scuola, ed è arrivato appunto questo insegnante tal Boemio Berretti, che arrivava appunto da Riva Segoso, e mi sono trovato da solo insieme a questo signore qua, e da lì ho iniziato a frequentare la scuola e siamo andati avanti. E lo strumento hai subito scelto, cosa hai scelto? Io ho scelto, io sono entrato appunto per la tromba, perché mi piaceva vedendo appunto il sabato sera le orchestre della Rai, così mi piaceva la tromba. E il buon, allora era, non era presidente, era un dirigente della banda, un certo Bersaglio, mi aveva indirizzato al corno, lo strumento che suona adesso Flavio, no? Mi indirizzò al corno. Ma a me quello strumento lì non piaceva, cioè no, non lo conoscevo, cioè io vedevo appunto trombe, tromboni, sassofoni e basta, no? E quindi ero rimasto un po', cioè ero rimasto male.
E invece il buon Berretti invece mi ha detto: no, no, tu devi suonare la tromba, perché questo qui, tra l'altro, il suo boemio qui era toscano di origine. No, tu devi suonare la tromba. E vabbè, suoneremo la tromba. Ho iniziato a suonare la tromba. E da lì. Invece, Flavio, tu hai un ricordo così, una motivazione come Aldo? Io sono stato trascinato, diciamo così, dai compagni di classe. Nel settembre del 78, in prima media, sono stato trascinato da altri ragazzi, bambini che già frequentavano la scuola di musica, e ho cominciato a frequentare così per gli amici. Mi ricordo anch'io esattamente il primo giorno, sono entrato in banda volendo suonare la tromba, e invece mi hanno dato il clarinetto basso, uno strumento che come diceva Aldo prima, perché poi gli strumenti sono tutti belli, no? Solo che bisogna anche conoscerli. E lo strumento che mi avevano dato non mi piaceva, e tra l'altro facevo veramente fatica a suonarlo. E dopo di quello ho cambiato e ho iniziato a suonare un altro strumento che adesso è in disuso, non viene più utilizzato in nessun organico, credo, è il flicorno contralto. Secondo contralto, che è uno strumento che si può, come parte all'interno della banda, era un po' assimilabile a quella del corno. E corno che ho ripreso per questo motivo dopo tantissimi anni, perché mi piaceva, ecco. Però è stata un po' travagliata il mio percorso, diciamo così, per arrivare allo strumento. Non avevo un'idea così precisa. Ecco, tradizione vuole, sia Aldo che Flavio, che avete sempre curato tanti giovani, una banda, un corpo bandistico che, insomma, la presenza è sempre stata di tanti giovani. Aldo. Sì. Diciamo che noi, sì, lo facciamo perché ci piace la musica, però la cosa fondamentale è portare i giovani alla musica. Quella è la cosa veramente importante. Diciamo che ci siamo riusciti, ci stiamo anche riuscendo in questo momento qui, che non è proprio un momento forte. E quindi diciamo che io sono convinto che il nostro lavoro l'abbiamo fatto, e spero che continuare a farlo. Con Flavio siamo sempre in battaglia su questa cosa qui, di creare appunto il gruppo dei giovani che portino avanti il nostro discorso, e che poi sarà il loro discorso più avanti. Ecco, per questo, Flavio, fate anche tante iniziative per i giovani, giusto? Sì, guarda, la nostra attività è rivolta quasi esclusivamente a loro. E siamo con Aldo in sintonia su questo, no? È importante per loro, è importante per l'associazione, è importante per tutti. La nostra attività è rivolta quasi esclusivamente a loro, sia all'interno dell'attività più tradizionale, concerti, momenti di stare assieme, sia per quanto riguarda anche l'organizzazione di appuntamenti specifici, nel senso sono 4 anni che, a parte l'ultimo anno che non si è potuto fare per il Covid, sono 4 anni che organizziamo 2 momenti all'anno di campus, in quali tutti i ragazzi della scuola di musica principalmente, ma anche altri che vogliono iscriversi, convivono per 5-6 giorni all'interno di quelle regole solite che per i campeggi estivi e i campeggi invernali. Ecco. Praticamente i cosiddetti campo estivo. Sì, campo estivo, organizzato proprio come un campo estivo, proprio inteso nel vero senso della parola, però anche con momenti di lezione musicale e di esibizione finale. Perciò diciamo che anche come scuola, no? Un campo estivo scuola. Un campo estivo è la chiusura, diciamo così, quello estivo è la chiusura del percorso scolastico dell'anno. Poi abbiamo inserito ultimamente anche quello invernale, così proprio per il momento per stare assieme, ma è un campo nel quale si alternano i momenti di gioco e di svago
a quelli proprio di lezione come se fosse un momento proprio di didattica all'interno del percorso di scuola. Sto aspettando che qualcuno passi dalla porta, perché dalla porta c'è il microfono, no? Quindi io parlo così, guarda, tipo... Boom! Stasera abbiamo preparato una sorpresa, per cui abbiamo detto ai ragazzi di portare roba carina. E la sorpresa è il ballo di fine campo, molto in stile americano. Per chi è sfortunato ci sarà la pasta con acqua e farina. Abbiamo giocato a Lancerossa, abbiamo fatto due partite, sono andato abbastanza bene, ho preso una storta e tra poco faremo l'orienteering. Vediamo come viene, perché i ragazzi hanno qualche chilometro da fare. Allora, lo scopo di oggi non è un frullato, come potete vedere, ma è una pizza. Ce la mangiamo? Certo che ce la mangiamo, la buttiamo via? Avete a disposizione tutti del pomodoro e della mozzarella. E avete un ingrediente in base alle vostre vincite. Come ieri, ognuno avrà la possibilità di scegliere uno dei quattro ingredienti segreti che dovrà per forza usare. Questi invece, ingredienti alla mia sinistra, abbiamo del pesto, del tonno, olive, stracchino e rucola, sono a disposizione di tutte le squadre. Quindi se uno mi dice, guarda, io ce la pancetta, vorrei metterci un po' di rucola sopra, a disposizione degli chef. Ecco, questa foto cosa vi porta? C'è un momento anche qua che è significativo, tanto vediamo tutta questa bella gente lì in piazza, chissà quando potremo fare nuovamente una cosa di questo genere. Vado io? Vai, vai, vai. Bei ricordi. No, sono bei ricordi, sono momenti eccezionali per realtà come la nostra che siamo riusciti a organizzare grazie all'aiuto di tutti, principalmente di Aldo, che è riuscito a mettere in scena questa e Cavalleria Rossicana, però anche altre opere e anche altri musical. Sono eventi straordinari per associazioni tipiche con quali bandistica tipo la nostra, nel senso che vanno oltre quello che è il solito concerto, mettendo insieme qualità, passione, bei risultati sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista della soddisfazione della riuscita della manifestazione e anche da parte del pubblico. Ecco, fermiamoci nuovamente, vediamo dalla regia sempre Gregory, che tanto lo salutiamo, cosa ci propone, così sentiamo un altro pezzo e ritorniamo subito a parlare appunto sia col presidente che col direttore. Thank you.
Benissimo, ritorniamo, la musica è sempre bello, fa piacere, soprattutto poi, insomma, gli strumenti della banda fa festa. Ecco, ritorniamo un pochino ai vostri corsi, che vedo che c'è corsi, si legge, insomma, giovanile, canto, flauto, chitarra, clarinetto, c'è veramente spazio per tutte le passioni dentro alla musica per voi. Aldo. Vai Flavio. No, parla Flavio, è lui. Parla Flavio. Perché parlo io, perché in questo momento dei corsi me ne sto occupando io, cioè dell'organizzazione dei corsi. Sì, sono corsi, abbiamo corsi di quasi tutti gli strumenti, abbiamo 9 insegnanti che seguono i ragazzi che si iscrivono in un percorso individuale. Il bello è questo, nel senso che anche una persona che si vuole iscrivere, un ragazzo che si vuole iscrivere, non deve aspettare l'inizio dell'anno, ma può iscriversi anche durante il corso dell'anno, in quanto viene seguito singolarmente dagli insegnanti. Abbiamo questi corsi che sono, vengono tenuti in questo momento di emergenza sanitaria, vengono tenuti in presenza, in quanto sono corsi e lezioni individuali. Abbiamo un protocollo di sicurezza che applichiamo, che ci permette appunto di fare queste lezioni in sicurezza. Ma abbiamo anche dei corsi individuali che purtroppo dobbiamo fare didattica a distanza, in quanto appunto le normative non consentono di farlo in presenza. Quello che è particolarmente soddisfacente in questo momento, quello che ci dà veramente fa piacere in questo momento, che nonostante le difficoltà abbiamo riuscito a mantenere tutti i corsi, siamo riusciti a mantenere tutti i corsi, anzi abbiamo integrato l'offerta con un qualificato corso, di nuovo corso di armonia e contrappunto. In questo momento mi sembra veramente significativo questo sforzo che stiamo facendo. Ecco, possiamo dare magari anche un appuntamento, chi pensasse di contattarvi oppure suscitasse, no, anche il sentirci di mettere in campo, per dire, la passione per uno strumento, anche il canto, come si diceva. Avete un orario? Che appuntamento diamo a chi ci sta seguendo? L'appuntamento in questo momento purtroppo dobbiamo darlo, che il contatto avvenga tramite mail o tramite telefono, in quanto appunto per quanto riguarda le normative che abbiamo, l'ingresso alla sede viene così regolamentato, deve essere registrato tutto, quindi pur essendoci tutti i giorni, no? Verso la sede, perché i corsi li teniamo tutti i giorni, non possiamo lasciare libero accesso ai locali, e quindi il primo contatto deve avvenire o telefonico o tramite mail, in modo che ci si mette d'accordo, ci si incontra e si vede come proseguire. Ecco, tra l'altro a questo riguardo uno veramente può andare sul vostro sito e credo che c'è anche i contatti, perciò, no? Sì, sì, ci sono tutti. Ecco, andando ancora qua e là, a qualcosa che avete fatto, questo è un concerto, sempre la Basilica di Santo Stefano, che avevate fatto una serata tutti insieme per donare un letto robotizzato per l'ospedale di Sesti Levante Antonella Ruggero. Insomma, è stata una bellissima serata. Aldo. Per me sì, per me è stata una grandissima serata. Poi con la Ruggero eravamo già stati in contatto l'estate prima, con un bel concerto in piazza, e avevamo appunto insieme appunto all'associazione di Mordini, avevamo messo insieme, cercato di mettere insieme questo concerto per recuperare appunto fondi, e mi sembra che alla fine il traguardo è stato raggiunto all'epoca, e avevamo fatto veramente una gran bellissima bella serata nella Basilica di Santo Stefano. Sì, 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 molto bello. Ecco, tra l'altro ci sono anche da ricordare, eravate stati presenti il
con la serata al Cantero per i 20 anni di Telepace. Ormai sono già 11 anni, perciò nel 2010. E tra l'altro poi avremo qualche pezzo che riusciamo a sentire. Anche quella è stata una bellissima serata, per dire che nella vostra storia avete accompagnato tanti bellissimi appuntamenti, Flavio. Sì, è vero, ci fa veramente piacere, perché fa parte del nostro modo di pensare, quello di essere presenti, quello di collaborare con tutti e cercare di fare tutti assieme il meglio. Quindi credo che essere presenti con anche programmi, con esibizioni di livello, di qualità, e per poter appunto poi ricordarci così con piacere queste cose trascorse. Direi, ecco, andiamo un pochino a quella serata là, perché abbiamo sicuramente dei nostri archivi la serata, vediamo almeno due pezzi, andiamo con il primo e ritorniamo nuovamente in studio. Thank you.
Ecco, tra le vostre iniziative si parla di anche gemellaggi che fate con le altre bande. Mi sembra di aver letto che l'ultimo è stato fatto con la Germania. Rispondo io? Sì, dai. Vai, vai. Rispondo io. Dai. Sì, con la Germania abbiamo un gemellaggio che ormai portiamo avanti da anni. È dal 2004 che siamo gemellati con la banda di Oppenweiler nella Svevia, vicino a Stoccarda. Però abbiamo, diciamo, in tutti questi anni, oltre ad aver fatto questo gemellaggio tedesco, siamo stati in svariate località. Siamo stati in Toscana, come poi Flavio potrà ricordare meglio. Siamo stati in Toscana, siamo stati nelle Marche, Umbria, siamo stati in tantissimi posti dove appunto abbiamo portato, diciamo, la nostra allegria e dove appunto poi abbiamo fatto questi scambi culturali con le bande che ci hanno ospitato, a loro volta sono venute qui da noi e hanno trascorso dei bei momenti qui da noi. Sì. Chiedi a Flavio la Toscana dov'è. Allora, c'è qualcosa da ricordare. Dai Flavio, allora, aggiungi qualcosa a quello che diceva Aldo. Non può, guarda, sono quelle cose belle che rimangono all'interno, rimangono negli anni, guarda, quelle cose proprio veramente, una topica di quelle colossali. Ecco, questa foto credo che non sia da qualche parte. È in Toscana. È in Toscana? Allora, proprio, guarda, sì. È proprio a caso, non c'era scritto. Questa è proprio la Toscana. Bene, allora. Però questa è la seconda volta. Fortuna per la regia, ecco, in questo caso. Allora, questa è la... Penso un po'. Ecco, sia Aldo e anche Flavio, vedendo la banda così com'è, no? Con la classica tenuta esterna, soprattutto che vediamo anche nelle nostre processioni, delle nostre parrocchie, questo servizio che fate alle parrocchie, credo tutte le parrocchie di Lavagna prima di tutto, no? Aldo? Sì, no, Lavagna è circondario anche oltre. È un servizio che purtroppo in questo momento qui è sospeso, perché appunto visto il momento, ma che speriamo di tornare a servire. Questo, diciamo, sì, quello che non si vede nella foto è la nostra formazione, diciamo, processionale. Ecco, in questo caso qui siamo appunto vicino a Firenze, non è vero niente, sto dicendo una sciocchezza, no, eravamo comunque nelle Marche, no? E Flavio non è andato avanti col discorso della Toscana, e quindi qui eravamo nelle Marche, eravamo a... non mi ricordo. Vabbè, uno dei tanti vostri viaggi, dai. Sì, uno dei tanti viaggi, sì. Infatti l'idea era di dire... queste cose. Speriamo di tornare a fare i gemellaggi, ma anche a fare appunto i nostri servizi di processione, insieme ai concerti, insieme a tutto il resto. Speriamo di tornare più presto. Assolutamente, sì. Ecco, raccontiamo un pochino invece un po' come avete fatto in questo anno, come state facendo, insomma, in questo periodo molto difficile, Flavio. Sì. In questo momento penso ti riferisci al Covid, all'emergenza sanitaria. Sì, certo, certo. E questo periodo ci ha condizionato molto per quanto riguarda l'attività d'assieme, nel senso che, come dicevamo anche prima, per quanto riguarda le lezioni della scuola di musica, essendo principalmente individuali, sono state condizionate nel loro svolgimento da tutte le incombenze e tutte le normative che dobbiamo rispettare, no? Sanificazioni, registri, accessi, tutte queste cose. Ma quella che è stata penalizzata fortemente è l'attività d'assieme, sia dei ragazzi che di tutti i componenti della banda, che noi ci trovavamo due volte alla settimana per poter suonare insieme, per provare. In questo momento siamo stati obbligati a sospendere questa attività, in quanto al chiuso non possiamo fare. Aspettiamo che venga un po' il bel tempo, la stagione bella con la temperatura un po' più mite, in modo da poterci riunire all'aperto e provare assieme all'aperto.
Questa è la conseguenza per quanto riguarda la nostra vita associativa interna. Per quanto riguarda l'esterno, purtroppo sono state azzerate tutte quelle occasioni di incontro, di suonare per quanto riguarda le manifestazioni religiose. Tutto lo scorso anno di processioni non ne sono state fatte, mentre invece i concerti siamo riusciti ad organizzarli in collaborazione col Comune. Per quanto riguarda i concerti estivi, l'anno scorso siamo riusciti a fare 3 concerti estivi. Quest'anno speriamo sia meglio dello scorso anno. Ecco Aldo, riuscite in questo periodo ad esempio per provare, no? Sarà un problema. Eh sì, come ha detto Flavio, cioè, il protocollo non ci permette di stare dentro la nostra sede e provare tutti insieme. Quindi abbiamo, diciamo, un attimino tenuto in sospensione le prove, aspettando appunto che il tempo ci venga incontro, perché noi abbiamo anche a disposizione davanti alla nostra sede uno spiazzo libero, quindi appena il tempo e sicuramente la temperatura ce lo permetterà, inizieremo appunto a metterci di nuovo a provare tutti insieme, speriamo appunto per dei nuovi programmi estivi. Noi ci stiamo lavorando, poi sai, bisogna vedere come va a finire questa cosa qui, speriamo bene che vada tutto per il meglio. Certo, vediamo ancora un pezzo musicale, un pezzo musicale dalla regia. Bene, ritorniamo. Abbiamo un po' così raccontato qua e là, proprio una minimissima parte di tutto quello che fate, che avete fatto soprattutto in tutti questi anni e soprattutto la lunga storia che c'ha il corpo bandistico Città di Lavagna. Pensate, ripetiamo, 168 anni. C'è ancora una cosa che avevo preso nota, che voi, ecco, una ricorrenza è Santa Cecilia. Perché, Flavio? Santa Cecilia è la patrona della musica, è l'occasione per ogni anno per chiudere un attimino quello che
è stato il momento di incontro e concerti, quanto siamo riusciti a mettere ad eseguire. È anche un importante momento in quale ci si ritrova tutti assieme, così in festa, in allegria, ma si programma anche poi l'anno successivo, nel senso che le celebrazioni di Santa Cecilia sono, diciamo così, un pochettino, sono standard, da tantissimi anni ci si muove con il solito programma che prevede, per quanto ci riguarda, la visita ai cimiteri, la sfilata per le vie cittadine, appunto questo pranzo sociale. In questo pranzo sociale ci si scambia le idee, oltre che con tra di noi, che abbiamo anche altri momenti per vederci, ma anche con le varie autorità comunali presenti o altri personaggi, così ci possono venire fuori idee, progetti nuovi per l'anno successivo. È sempre stato un po' l'anno, il momento di chiusura dell'anno e di partenza e programmazione per quello successivo. Ecco. Invece non so se abbiamo toccato il discorso scuola, con la musica o anche se avete dei rapporti con la scuola che andate di supporto, non so, all'ora musicale, qualcosa del genere. Flavio. Scusa, non ho capito. L'argomento scuola, no? Si intende solo la scuola vostra che fate, come dicevamo prima, con i vostri corsi, oppure la scuola significa anche, non so, avere attraverso le scuole locali dei momenti di incontro, proprio di avviamento alla musica, uno strumento? Con la scuola in passato, con la scuola pubblica in passato abbiamo fatto dei momenti di incontro, anzi abbiamo portato avanti un progetto, si chiamava Alfabetizzazione Musicale, nel quale abbiamo presentato tutti i nostri strumenti, la parte che lo strumento esercitava all'interno di un complesso e l'importanza appunto della musica e dei suoni. Poi come scuola di musica si collabora con le varie associazioni, anche con associazioni esterne, ma non prettamente musicali, no? Così per la realizzazione di momenti, di eventi con altri ragazzi, altri giovani. Non siamo limitati soltanto alla scuola, alla didattica per quanto riguarda lo strumento musicale, ma pensiamo di intervenire all'interno di questo con i ragazzi, all'interno di tutte le varie associazioni che ci sono e chiedono la collaborazione. Aldo, è vero che la musica unisce? Hai detto bene, unisce. Diciamo che la parte più importante della musica, lo vediamo sempre. Purtroppo in questo momento, torniamo sempre sul discorso che purtroppo questo momento ci porta non all'unione, perché in effetti non ci sono, cioè concerti non se ne possono fare. Io adesso parliamo per noi, ma pensiamo anche a tutto quello che è lo spettacolo in generale. In questo momento l'Italia sta attraversando un momento veramente tragico, direi, per quanto riguarda la parte spettacolo. E quindi se ripartono, diciamo, tutto quello che era prima, si ritorna a essere uniti. Se non riparte, saremo singolarmente, ognuno per conto suo, nelle nostre casette a suonare, come abbiamo fatto appunto l'anno scorso, in occasione appunto anche del 25 aprile l'anno scorso, che abbiamo organizzato insieme appunto a Gregory il video, il filmato di Bella Ciao, che poi è stato mandato in occasione appunto del 25 aprile. Sì, bello, 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 però poi alla fine è meglio quando si è insieme, tutti insieme a suonare, riuniti, quello è un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. Ecco, invece Flavio, sperando che sia una parentesi, no, questi anni difficili, quest'anno 2020, ormai 21, dalla tua esperienza, no, il bello di quando si dice che la musica unisce, insomma, si finisce di provare o di fare un concerto che si è tutti più contenti e ci si sente più uniti. È vero, e tutti ce ne rendiamo conto in questo particolare momento. Tutti non vediamo l'ora di suonare assieme, ma tutti aspettiamo anche il momento di poter stare insieme, sia prima che dopo,
come dicevi, è bello finire il concerto, essere contenti di quello che è stato fatto, ma è anche bella la preparazione, no? Quando ci si organizza, cosa si pensa, si programma l'evento e quando si collabora per mettere allestire il palco, per smontare il palco, riportare tutto il materiale in sede, poi andare a mangiare tutti assieme. Questo è quello che ci manca. Ecco, un altro aspetto, no? Magari facilmente nello sport di squadra potrebbe essere più evidente che l'intesa, no, deve esserci per forza. Ma lì l'intesa è di un'orchestra molto più ampia, di un numero di squadra, no? Che può essere giusto in una squadra diversa. E proprio nei minimissimi particolari, credo, no? Un'occhiata, non so, dal direttore che indica, c'è questo intendersi, credo, no, Aldo? Sì, sì, no. L'intesa tra noi è massima, perché poi i ragazzi, cioè, principalmente noi che cerchiamo di dare la direttiva giusta, io personalmente nell'ambito musicale, Flavio nell'ambito organizzativo, però poi alla fine tutti insieme arriviamo sempre allo scopo, quindi siamo come sì una squadra di sportiva, forse siamo un po' di più rispetto a una squadra di calcio, perché noi siamo 45-50 elementi, più tutto l'indotto, cioè poi sai, devi pensare sempre che i ragazzini arrivano col genitore, con i genitori, quindi ci troviamo a essere un bel gruppone e siamo tutti insieme, portiamo avanti il nostro discorso finale, che è quello, oltre di fare musica, anche di essere un gruppo sociale molto affiatato. Ecco Flavio, ancora una parola anche per te di questa intesa, no, che mettete ogni volta. Con strumenti diversi, personalità diverse, però ti dà l'idea, no? A volte viene citato, no? È un'intesa come un concerto, no? Ecco, voi lo provate ogni volta. Sì, assolutamente sì. Come dicevi, ci deve essere sicuramente il direttore che dà il suo input, no? Le sue occhiate, ma all'interno poi di dell'organico nostro ci sono le occhiate che ci diamo tra di noi, i più anziani e i più giovani nei confronti dei ragazzini ancora più giovani. A proposito di questa intesa, veramente mi fa piacere, perché poi abbiamo parlato tutta la sera che siamo rivolti verso i giovani. Ora, questa sera ci siamo qui, io e Aldo, anche in rappresentanza appunto dei ruoli che copriamo all'interno dell'associazione, ma i giovani che abbiamo sono tanti, sono veramente molto impegnati all'interno dell'associazione. L'importanza che noi diamo al gruppo dei giovani e alle attività rivolte verso di loro, te lo testimonio il fatto che all'interno del consiglio direttivo abbiamo messo due persone che si dedicano soltanto all'attività dei giovani. E l'intesa, tornando all'intesa che dicevi prima, tra questi giovani c'è ed è forte. Bene, allora, qua non abbiamo la presunzione di raccontare questa sera tutto il corpo bandistico di Città di Lavagna, storia e momento. Abbiamo solo dato così, ricordato tutte queste realtà, voi come rappresentanza, anche in questo periodo difficile, speriamo che l'estate porti buono. E cosa vi sentite ancora di dire come saluti finali, sia Aldo che Flavio? Aldo. Io, per me, il saluto principale, il più importante è salutare prima di tutto tutti i ragazzi, i nostri ragazzi del nostro gruppo, e sperare appunto in una estate migliore, come ben tu hai detto, e direi poi alla fine viva la musica, quello è il minimo, no? E Roby, cosa dici? Viva la musica, sicuramente sì. E Flavio, il presidente? Da parte mia un saluto a tutti, davvero un saluto caloroso a tutti i nostri associati, ma a tutti quelli che ci ascoltano. State tranquilli che partiamo di slancio ancora più di prima. Bene, allora chiudiamo così. Noi sicuramente ci vedremo quest'estate, se voi andate in campo in qualche modo nella storia, ci siamo incontrati spesso in campo.
Bene, allora ringraziamo i due rappresentanti massimi, che sia Aldo Mistrangelo, che è il direttore, e Flavio Landò, che è il presidente del Corpo Bandistico Città di Lavagna, che voi avete parlato di associazione, perché giuridicamente il Corpo Bandistico è un'associazione, giusto? Esatto, un'associazione culturale. Un'associazione culturale. Bene, allora per questa puntata è tutto. Ringrazio allora la regia, il vostro Gregory, che adesso è un po' anche nostro, cioè anche nostro, e speriamo che abbia fatto un bel lavoro. Gli lasciamo ancora un po' di campo libero prima della sigla finale, che metta ancora qualcosa, lo lasciamo scegliere. E noi per Si può dare di più è tutto, e ci vediamo la prossima settimana. Grazie e buon proseguimento di serata.